Ammettiamolo, il primo motivo per cui prendiamo in mano una chitarra piuttosto che un'altra è perché ci piace. Lo dico spesso nei miei video, la chitarra prima di tutto ci deve piacere perché l'occhio vuole la sua parte, motivo per cui ci sono chitarre di tutti i colori, forme, personalizzazioni. È anche un modo per sentirci unici con qualcosa che rispecchi e trasmetta il nostro modo di essere, proprio come un vestito. E allora per realizzare questo video sono andato sul sito di strumentimusicali.net e mi sono fatto spedire tre chitarre che per me sono esteticamente delle bombe per capire se suonano tanto bene quanto sono belle. Fammi sapere nei commenti se anche tu la pensi come me, ma soprattutto quali sono le chitarre che avresti scelto tu come le più belle e se riusciamo a far arrivare questo video a 1000 like, che sul canale sono una cifra enorme, ne farò un altro dove prenderemo quelle che mi proporrete voi, sempre qui sotto nella sezione dei commenti. E non dimenticarti di iscriverti al canale se non l'hai già fatto, mi aiuta davvero tanto qui su YouTube. Oggi suonerò una Guild Starfire 1 Jet 90, una Fender Player Plus Meteora e una Epiphone 1963 Firebird. Lascio come al solito i link qui sotto in descrizione per fartene approfondire la conoscenza tecnica. E sì, come avrai sicuramente notato, quando si parla di chitarre elettriche mi piace che abbiano dei colori assurdi e delle forme particolari, al contrario del mio gusto super tradizionalista sulle chitarre acustiche. Inizierei partendo dalla chitarra che mi è piaciuta di più esteticamente, la Guild Starfire 1 Jet. È una semi-hollow, uno stile che adoro, caratterizzato da un blocco pieno centrale e due parti vuote ai lati, ma la sua particolarità è la configurazione di questi tre P90 che ci permettono di scegliere diverse combinazioni, tutte molto valide e caratteristiche, proprio perché il P90 non suona come un single coil né come un humbucker. Il P90 è il mio pick-up preferito a livello di risposta, mantiene dell'attacco, è più corposo di un single coil, ma anche più dinamico di un humbucker, quindi una buona via di mezzo fra i due. Questi sono dei P90 saponetta, che suonano molto versatili e mi hanno dato la possibilità di spaziare attraverso diversi generi musicali. La chitarra è rifinita alla grande, la vernice satinata è bella, magari bisognerà prestare un po' di attenzione in più a non prenderci contro, farla sbattere per evitare che si rovini, ma se vi piacciono gli strumenti vissuti, questo invecchierà molto bene secondo me. Le finiture sono precise ed è tutto curato, meravigliosa la palette con le meccaniche in linea. E ecco, l'unico neo sono proprio le meccaniche che probabilmente non sono all'altezza dello strumento, ma che comunque mantengono sempre la chitarra accordata nonostante il ponte tremolo. Bello anche il binding bianco e nero sul corpo, la tastiera e il battipenna con il logo. La chicca è il selettore con gli indicatori di posizione, davvero molto bello. È una chitarra elegante, dall'aspetto vintage ma senza tempo, per questo mi è piaciuta davvero tanto. MarcoCapaldo.it trovi il mio corso di chitarra e passa sulla mia pagina Instagram o sul mio canale Telegram. Lì pubblico dei contenuti aggiuntivi a quelli che propongo qui sul canale YouTube. Come suona? Ha tantissimo carattere ed è versatilissima. Se non trovi il tuo suono con 3 P90, allora probabilmente questo non è il microfono adatto alle tue esigenze. Se sei abituato agli humbucker potresti sentire un po' di mancanza di graffio sui suoni high gain, ma non credo che questa chitarra sia stata pensata per fare dell'heavy metal, anche se manico e tastiera sono moderni come concezione e
sempre ben intonati. Ha un rapporto qualità, estetica, prezzo, secondo me, ottimo. Quindi è bella, sì, suona bene, alla grande, promossa. Visto che stiamo parlando di estetica, qualcosa legato al gusto personale, faccio una confessione. Per me la Gibson Les Paul è forse la chitarra più brutta fra quelle di successo. L'ho detto, non me ne pento, è una cosa che penso. Dalla forma, alla scelta dei colori, alla dimensione, non fa per me. E ne ho avute addirittura due. La prima l'ho tenuta un annetto, la seconda la presi usata e dopo 24 ore la riportai dal liutaio perché proprio non ci andavo d'accordo. Detto questo però trovo che le altre chitarre prodotte da Gibson invece siano molto belle esteticamente e sicuramente fra le mie preferite, insieme alla 335, c'è la Firebird, che considero un capolavoro di design ma anche di funzionalità. Questa è una Firebird Epiphone Inspired by Gibson, una chitarra dalla storia particolare. Gibson stava cercando ispirazione al di fuori del mondo della chitarra per cercare di recuperare il terreno perso nei confronti di Fender che aveva prodotto la Strato. Quindi incaricò Ray Dietrich, che era un designer di automobili che all'epoca aveva lavorato con diversi marchi e che nel 1960 aveva appeso la matita al chiodo, e nel 1963 nacque la Firebird. Dietrich non si occupò solamente del design della chitarra, ma assieme agli ingegneri della Gibson ridisegnò le componenti elettroniche dando vita a quelli che vengono chiamati mini humbucker. Sulla chitarra furono montate delle meccaniche in stile banjo, ma soprattutto è stata la prima Gibson ad avere una costruzione neck through, ovvero con il manico che attraversa tutto il corpo dello strumento. Questo manico è fatto di 9 pezzi di noce che si alternano al mogano, ai lati del quale sono unite due ali leggermente più sottili di qualche millimetro rispetto alla parte centrale. Un altro aspetto che Gibson prese in prestito dal mondo dell'automotive erano i colori delle vernici, cosa che in precedenza già Fender aveva fatto con successo. I mini humbucker hanno un carattere in classico stile Gibson, però sono più scarichi e quindi più ricchi di alti e un po' più graffianti, caratteristica simile al suono proveniente da un single coil Fender. Cosa mi piace di questa chitarra, oltre chiaramente all'estetica? È bella da suonare, da tenere in braccio. Se all'inizio si è un po' spaesati perché è grande, la posizione è un po' spostata verso la paletta, dopo poco diventa una chitarra familiare e ben bilanciata, ma soprattutto si riesce a raggiungere la parte superiore del manico senza nessuna fatica. Questa è la caratteristica migliore, a mio parere, di questa chitarra. È diversa da tutte le altre e ci mette il registro dove solitamente suoniamo quando dobbiamo fare gli assoli, proprio sotto gli occhi e comodi per le mani. Provate a fare lo stesso con un Les Paul, vi sfido. Il suono dei mini humbucker mi piace molto, non è un P90, non è un single coil, insomma ha il suo suono, un po' metallico, con il giusto attacco e la giusta versatilità. Ovviamente un solo pick-up è abbastanza integralista come scelta, a volte la morbidezza di un secondo pick-up al manico per dei suoni più setosi mi è mancata, ma andando a suonare con le dita al posto del col plettro ho ovviato a questa faccenda. Ha addirittura un case rigido customizzato su misura e quindi è bella, sì, suona bene, fortissimo. Promossa. Da sapere anche che questa Firebird non è la forma originale, questa è una reverse. La prima, quella non reverse, aveva una forma più simile a questa Fender Meteora Player Plus nel colore Bel Air, che è questa versione a tre toni, da bianco a blu oltremare, con una sfumatura turchese più chiara al centro.
La paletta è quella di una Stratocaster con meccaniche autobloccanti, mentre troviamo la prima grande differenza nell'elettronica. Ci sono due humbucker Fender splittabili a single coil, quindi una quantità di suoni a disposizione davvero importante. Anche la forma di questa Meteora non è convenzionale, ma sta ben appoggiata alle gambe quando siamo seduti, mentre quando la solleviamo il peso si sposta verso la parte bassa dello strumento, facendolo rimanere ben bilanciato con la tracolla. Il manico è moderno anche in questo caso e devo dire che la cosa che mi è piaciuta di più è la facilità con cui sono riuscito a tirare bending su tutta la tastiera, sentendomi a mio agio e facendo poche fatiche. È uscito ormai da qualche anno sul mercato e questa colorazione è la mia preferita, ma anche la più sobria Silver Burst mi piace molto, più seria e con il manico in acero. Gli humbucker Fireball mi sono piaciuti tanto, suonano bene, rotondi, caldi e con entrambe le posizioni siamo in grado di coprire tutti i suoni che ci servono per suonare tutto quanto. Non sono un amante dei suoni degli humbucker splittati, non riesco mai a trovarli convincenti come un single coil, ma questa magari è una mia fisima. La chitarra è fatta in Messico e ci arriva con una custodia morbida che fa il suo dovere per proteggerla negli spostamenti e quindi è bella, sì, suona bene, parecchio, promossa anche lei. Grazie ai ragazzi di strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di realizzare questo video, che spero ti sia piaciuto. Noi come sempre ci vediamo alla prossima.